C'è qualcosa? Direi di sì. Rieccoci su Visage e io ho staccato un po' dallo scorso episodio per rinfrescarmi un po' la mente. E la TV si era buggata, molto bene. E ho notato che questa sedia non c'era. E in effetti fa interagire e cambia un po' la visuale. Quindi credo di aver già capito dove sia l'innesco per andare avanti. Ci sediamo, bene, comodi, comodi. È diventata una sedia elettrica tutto un tratto. Ma è un altro appartamento? Oh no, vediamo tutto così. Posso entrare? È chiusa. Ma sono velocissimo, tra l'altro. Chi è che lo sta ascoltando attraverso la radio? Cosa c'era, una cimice? Sedia. Pistola. Salgo. Posso solo camminare e toccare porte qui, quindi c'è un muro invisibile qui. No, non mi è concesso. Va bene. Torniamo di qua. Don't you fucking move, I swear to God. Sono innocente. Sono fermo. Non ero io. No! No! Please! Leave me alone! Oh, siamo rinsaviti. Quindi, facendo la strada a ritroso, lui è comparso di qua. Sono, cioè, allora di qui sicuramente sì. Um,
Non sono certo fosse... fosse la... No, ma era la stessa casa sicuro. Perché lui è stato preso qua. Lui è stato preso qua. E però... sono ancora punte a capo con... le ricerche? Fuori è sempre un bellissimo tempo. Qui la sedia non c'è più. Lui inizialmente era seduto qua, noi abbiamo fatto il giro. Questo era il punto in cui c'era la radio. Almeno mi pare di ricordare, sto girando in cerchio, va bene. Chiave allo specchietto è una cosa che non ci servirà fino al prossimo episodio. Ah, qua posso cambiare lampadine, fantastico. Qui siamo ancora a punto e a capo. Questo sta a indicare che ero sulla strada giusta? Non credo. Permesso? Sembra funzionare correttamente. Chi è che gioca con le luci qui? Potrei essere sulla strada giusta a questo punto. Se vuoi spaventarmi, magari... Credo di essere ancora ufficialmente perso. Bene. No, la tazza anche no. Esatto. Tienila lì e basta. Gabbia dell'uccellino. Niente di che. Qui si torna di lì. A meno che non mi sto perdendo una porta qua in mezzo. No, è lo sgabuzzino, sempre con le cose vuote. Calendario non posso interagirci. Frigo sempre di una bellezza che si glitcha. Ok, non volevo prendere le pillole. Vabbè. Aperto. Qui sempre tutto in ordine, sì. Qualcuno mi dica cosa devo fare. Vado di sopra? Momento, però nelle videocassette, magari non c'entra niente, ma nelle videocassette c'era qualcosa qui. Servirà a indicarci... Tipo qua era. Da questa parte. Così. Ma questi si aprono. Allora. No. Ok. Questi anche, ma sappiamo essere vuoti, ok? E qui a questo punto anche, va bene. Qui c'è sempre la shortcut che va di là. Armadio, nulla. Pillole che volano. Stanza della bambina che ormai non ci serve più bazzicare. C'è qualcosa? Direi di sì.
Chiave Omega no. Il mio accendino è quasi scarico. Mi fa piacere. Anche perché è l'ultimo. Quindi siamo senza accendino. Sembra vivo. Ah. Cane arrabbiato. Dr. Smith? Dr. Smith? Yes, sorry, I'm with you. I have the information you requested concerning the patient that came in tonight. He claims that someone broke into his house and tried to strangle him, and that he used his firearm in an attempt to defend himself. What's weird is that there's nothing in the police report that indicates any break-in. Stanno parlando di Rakan. Minor bruises on his body, but they all seem self-inflicted. The police also interrogated the neighbor who called the police. She claims to have seen him tossing books from his bookshelves frantically, seemingly searching for something. And what was he searching for? It's hard to tell. He refuses to answer most of our questions, claiming we already know the answers. He believes we're partly responsible for what happened. It's not really surprising. I took a look at his medical background, and he's had really bad cases of... Scopophobia. Exactly. Hmm. Thanks, Tim. I'll go and see him right away. Of course. He'll be in the transit wing, room 323 until further notice. He seems agitated. So be careful. Thanks, Tim. Duly noted. Quindi noi ora siamo Rakan? Dimmi che non dobbiamo girare un ospedale psichiatrico, per favore. Dobbiamo girare l'ospedale psichiatrico. Bene. E qui, a questo punto, io vi saluto. Alla prossima.